Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo piccolo canale. Ero qui che leggevo e ha citofonato il Corriere. Mi è arrivato l'ordine Shein, che è arrivato in pochissimo tempo, infatti non mi aspettavo che quando hanno citofonato appunto era il Corriere che mi dava il postino, perché è arrivato con Poste Italiane, che mi dava il pacco di Shein. È ancora chiuso. Io non vorrei urlare troppo perché i due ragazzi dormono. Sono qui in stanza creativa, la luce cambierà perché sono qui che mi prendo un po' di sole caldo, perché sono i giorni della merla, i giorni dicono più freddi dell'anno e quindi ne sto approfittando per questo sole mentre appunto leggevo. Ho deciso di ricominciare a leggere, lo dico sempre, non lo faccio mai. Piccola parentesi, sto leggendo, ho scoperto una ragazza che ha un profilo Instagram che si chiama Letture in Salotto. Se anche a voi piace questo genere, un po' cottagecore, un po' witch, un po' particolare, seguitela perché ha delle chicche veramente particolari, veramente belle. Infatti, sotto suo consiglio, io ho comprato questi due. Questo qui lo devo ancora cominciare. Si chiama I fantasmi dell'inverno. Cercherò di fare vedere tutto bene, appunto perché c'è questa luce che cambia, ma non me la sentivo di spostarmi in cucina perché non volevo perdermi questi ultimi minuti di sole. I fantasmi dell'inverno che sta già andando via perché sono già quasi le 4 del pomeriggio, quindi tra un po' andrà via perché io ho proprio qui la montagna e il sole scende dietro, quindi fino alle 3:30, 4 un po' di sole c'è. E poi l'altro che ho già cominciato e mi sono fermata perché altrimenti lo finivo tutto, si chiama Il giardino segreto della strega. Consigli su cosa piantare, su come... No, non vi voglio svelare nulla. Innanzitutto, se vi interessa, andate sul suo profilo, Letture in Salotto, oppure compratelo. Io lo sto adorando. Tantissimo. Torniamo a noi. Pacco super mega di Shein. Io ho preso qualcosina per la casa. Non mi ricordo se c'è qualcosa d'abbigliamento, sinceramente, però cosina per la casa sicuro. Io ho una parete in cucina dove ho appeso dei piatti. Voglio riempire tutta questa parete piena di piatti particolari, o i piatti che ho, non è che siano chissà che cosa, e anche questi sono cose di pochi euro, perché appunto su Shein, Temu si trovano cose molto economiche, però mi sono piaciuti tantissimo e quindi pensavo di appenderli e poi tante altre cosine particolari. Cominciamo con il primo, che dovrebbe essere un piatto, appunto, vista la confezione. Innanzitutto è un piatto che è arrivato imballato veramente bene nella sua scatola e con il pluriball. Vedete? Quindi ottimo, dovrebbe essere tutto intatto. Questo è il primo piatto, che carino. È in coccio e ha questi disegni con il viola, questi tulipani con il lilla, con il viola. Carinissimi, mamma, guardate che carino. È veramente molto, molto, molto carino, mi piace un sacchissimo. Questo è il primo. Speriamo di non romperli io. Mi sono arrivati intatti. Secondo piatto, tiro fuori quello che mi capita, eh. E c'erano dei prezzi ottimi. Alcuni avevano dei prezzi un po' altini, però voglio dire, si tratta di piatti di ceramica, quindi
credo sia normale. Altri invece avevano dei prezzi un po' più bassi. Io per provare, ce n'erano tantissimi che mi piacevano, ma anche tazze, contenitori, sempre per la cucina. Questo non deve uscire perché... Aspettate, taglio anche altro. Dicevo, c'erano anche contenitori, c'era di tutto, di tutto. Io ho voluto fare una prova e prendere solo alcune cose. Anche questa era dentro la sua confezione. Che amore, mamma mia, questo è un po' sporchino. Sembra usato. Usato proprio perché c'è che qualcuno ci ha mangiato sopra. Vedete? Che ci hanno mangiato. Comunque, ovviamente li laverò tutti. Questo invece ha dei disegni col marrone e il verde, ha questi ramoscelli e queste bacche. Ma guardate quanto sono bellini, tutti appesi. Alla parete, secondo me staranno benissimo. Poi, ah, questo ho capito, questo è un altro piatto, però questo qui non è da appendere, ma lo vedo in tutti i video asiatici di queste ragazze un po' questi un po' estetic che a me piacciono tantissimo. Certo, io non sono proprio capace per fare video estetici con tutto questo macello che faccio. Sveglierò i gatti questi due. Vedevo sempre questo piatto a forma di toast. Mi immagino qua già la mattina a fare colazione in questo piatto. Ma quanto è bello! Io ho questa cosa che devo avere tutti i piatti diversi. Cioè, anche quelli, anche se non li dovessi appendere perché decido poi di non appenderli. Nella mia piattaia, nella mia dispensa, nella mia piattaia ci sono tutti i piatti diversi. Chi mi conosce, le mie amiche o conoscenti, se per esempio hanno dei servizi spaiati, antichi, dove sono rimasti due o tre piatti, mi contattano, lo sanno e mi dicono: lo vuoi uno? Perché sanno che a me piace mangiare nei piatti tutti diversi. Quindi io non ho i servizi, cioè ho un paio di servizi che utilizzo solo se viene qualche ospite, ma io mangio nei piatti spaiati, tipo così, come quelli che avete visto finora. Tu cadi, non mi piaci lì. Facciamo che lo metto già a terra, così evitiamo. Poi ho preso anche un paio di cosine per lo scrapbooking, per decorare le mie agende, quindi sticker, ragazzi. Shein è il paradiso per queste cose, perché le cose costano tanto quanto AliExpress, ma vi arrivano ovviamente molto, ma molto prima. E io ho preso tutti questi e sono meravigliosi. Sono proprio, io ho cercato proprio adesivi coreani e ho trovato tutti questi. Questi sono tutti a tema caffè, cioè caffè inteso come, cioè, caffetteria. Con i dolcetti, mamma mia, che bellini, che bellini. Poi, questi sono tutti a tema musica, con gli strumenti musicali. Questi invece a tema piante verdi. Guardate che sono bellini. Mamma mia. Questo è il mio preferito, a tema cucina. Ecco, le cucine di cui vi parlo io, i video di cui vi parlo io, questi aesthetic sono tutti arredati, le case sono tutte arredate in questa maniera. Amo alla follia. Questi sono tutti a tema cibo, snack asiatici. Ci sono infatti tipo i Mikado, i pochi, le bevande. Che bellini. L'ultimo è sempre a tema caffetteria, ma con dei disegni diversi.
bellini. Bellini, bellini. Poi andiamo avanti. C'è un'altra bella scatolona. Forbicini alla mano. Come si apre? Così. Non so se vi è mai capitato di vederli questi video, ma io seguo qualche ragazza, per lo più coreana, ma anche giapponese, comunque asiatica, e mi mettono una pace e una serenità questi video, che veramente è un piacere vederli perché mi rilassano veramente tanto. Mannaggia, non si stacca. Devo fare piano per svegliare i gatti. Proprio silenziosissima, un ninja, un ninja. Anche questa l'ho presa per le zuppe o colazioni se faccio il porridge. Guardate che meraviglia, ragazzi, ma quanto è bellina! E sono, cioè, di un buon materiale, non hanno sbavature, non hanno difetti, forse qualcosina di normale, qualche... niente di che. Sono, c'è, cioè, qui la scritta Strawberry. Lo so che la luce non è perfetta, però vi ripeto, non... mi volevo perdere questi momenti di sole mentre leggevo. Qui era bellissimo, quindi ho detto rimango qui e faccio il video. Stupenda pure questa, meravigliosa. Guardate come arrivano. Quindi se avete dei dubbi, se volete prendere qualcosa, come vedete arrivano veramente imballati benissimo. Altra scatola. Essere l'ultima questa. Che meraviglia. Questo è un cucchiaio di sempre di ceramica, tutto lavorato così sotto con questo cagnolino dentro. Io mi immagino mangiare lo yogurt con i cereali. No, vabbè, no, vabbè. Ma cos'è? Con la scritta Happy Moment. C'è questo cagnolino lì dentro con la torta. E tu mangi i cereali. E la zuppa. È bellissimo. È veramente troppo, troppo, troppo carino. Troppo bello, veramente, mamma mia, sono contenta. Questo vuol dire che prenderò anche altre cose, come piatti, tazze. C'erano delle cose stupende, c'erano delle tazze meravigliose. Io avevo paura perché magari le pago un po' di più e mi arrivano rotte, mi dispiace. Invece a quanto pare si può andare tranquilli. Le ultime due cose che ho preso sono due borse. Vi faccio vedere la prima, che è questa qua. Io ne avevo preso tempo fa una simile, solo che non aveva la chiusura sopra. Non ero sicura. Ho visto questa che ha diverse tasche. Così è la tipica, la chiamano stationery bag, che è tipica appunto da riempire con agenda, con l'agenda e con tutte le cosine per lo scrapbooking. C'ha una tasca davanti qui aperta, poi c'ha questa grande tasca con la cerniera e ha
altre due tasche con i bottoni, una davanti e una dietro, e dentro c'è dietro questa tasca con la cerniera, quindi ancora più sicura per chiavi, portafoglio, cose che appunto devono stare al sicuro. E invece da questa parte ci sono davanti queste due tasche aperte dove mettere cose che vi servono più velocemente, non so, i fazzolettini, l'igienizzante delle mani, e questa davanti con la cerniera centrale che vi dà appunto la sicurezza di averla chiusa. Si può portare sia così a mano che, cosa per me fondamentale, con la tracolla. Ha una tracolla di tessuto che ovviamente si può regolare. Sono veramente troppo contenta, mi sento una bambina. Cioè, io mi sto tenendo perché, non essendo ancora molto avvezza a fare video, mi trattengo un attimo. Allora, guardate che bellina. La mia borsa preferita. Se non fosse che ne ho preso un'altra. Qui c'è l'altra borsa. Ho preso anche delle borse su Temu, ho scritto anche l'ordine Temu, quindi non ricordo qual è questa qua tra quelle che ho preso. C'ha la sua sacca, quindi da riporre anche comoda. Ma che bellina! Ah, ok. Ho preso questa qua in questo color tabacco, quindi comunque si può mettere su tutto. È impermeabile, ha questi manici che per me è importante che siano anche a spalla, cioè o la tracolla o a spalla. Le borse a mano, così, così sul braccio. Sembrava che mandassi qualcuno da un'altra parte, no, volevo dire. Così sul braccio, dopo un po' mi stancano, mi danno fastidio. Questa mi piace molto, mi ricordava appunto questi video di queste ragazze giapponesi che vanno in giro per la città e si filmano, no? Alla scoperta, fanno la spesa, nella vita di tutti i giorni. Mi piacerebbe tantissimo fare dei video del genere. Dove io appunto una specie di vlog silenzioso dove faccio vedere la mia giornata, devo trovarne il coraggio. Qui ci sono dei ganci qui in basso, perché se non ricordo male, questa la potete anche si può mettere in diversi modi questa borsa. Vedete, la puoi agganciare, quindi fare una forma leggermente diversa. Allora, anche lei ha la sua tracolla. Qui c'è questa grande cerniera prende tutto il lato. Aspettate, la abbasso un po'. Che prende il lato, vedete? C'ha queste altre due tasche laterali, piccoline, per mettere il telefono, così lo trovate subito se mi dovessero chiamare. E appunto qui ci potete attaccare tranquillamente la tracolla e se volete la potete appunto tipo rimpicciolire, ma più che altro è una cosa estetica. Quindi renderla più a sacca attaccando proprio questi da questa parte. Io ho visto anche una ragazza, perché l'avevo già vista, che attaccava questo qui in basso per evitare che le aprissero la borsa in metro, perché comunque il Giappone sì, è un paese sicurissimo, però fidarsi è bene, non fidarsi è anche meglio. Quindi lei attaccava anche questa. Da questa parte, così che non potessero aprire tutta la borsa perché trovavano questo impedimento. Avrebbero dovuto prima sganciare, poi aprire. Quindi l'ho vista in un video di queste
ragazze giapponesi che fanno i vlog sulle loro giornate, ho fatto lo screenshot e l'ho cercata su Shein per poi accorgermi che lei aveva messo il link di Shein. Quindi lei stessa mi diceva che la potevate trovare lì. Se non vi c'era di altri colori, io ho scelto questo così da abbinare su tutto. Mi piace tantissimo, veramente tanto, ed è pure bella capiente. Secondo me anche un cambio ci sta. Un cambio, se dovete passare una notte fuori o palestra, un cambio ci sta perfettamente. Va bene, un video super veloce, 20 minuti, semplicemente per farvi vedere questo ordine che mi era arrivato. Io sono veramente felicissima. Vedrete sicuramente qualche short con le borse per farvi vedere cosa mi porto dietro, o come preparo la borsa, cosa c'è nella mia borsa versione planner, queste cose di qua. Sicuramente qualcosa mi invento, qualcosa farò. Niente, vi ringrazio per questo tempo, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Ci vediamo al prossimo video, un bacio grande. Ciao, se vi interessa qualcosa, scrivetemelo giù, vi passo il link.